Nell'autunno scorso le Caritas di Gubbio e Città di Castello diedero vita all'Emporio della Solidarietà, un servizio di ausilio per le famiglie in difficoltà che coinvolge anche il comune di Umbertide. Luca Uccellai ci spiega l'importanza dell'Emporio. Intanto l'iniziativa è stata pensata per rispondere a dei bisogni concreti, bisogni diciamo, alimentari, che con un numero di famiglie sempre maggiore, no, che hanno perso il lavoro, e che comunque si trovano ad affrontare tante difficoltà, è proprio un'emergenza. E questa modalità nuova, che è presente in altre parti d'Italia, ma con un numero ancora molto limitato di empori, ha diversi punti, diciamo, a favore. Prima di tutto mette insieme soggetti diversi che provano a rispondere a questo tipo di bisogno. Quindi le Caritas e i comuni, fondamentalmente. L'altro grosso aspetto positivo è quello di coinvolgere il territorio. Ne so, per il reperimento dei prodotti si cerca di coinvolgere le aziende, sia quelle che lavorano nel settore alimentare, ma anche altre aziende che comunque sono disponibili a sostenere l'emporio. Poi, come chiesa, il progetto c'è anche una finalità pastorale. Tutte le iniziative delle Caritas hanno innanzitutto una finalità di tipo pastorale, di tipo educativo, e quindi questo significa coinvolgere le realtà delle parrocchie, i centri d'ascolto parrocchiali, riallacciare magari i legami che magari col tempo saranno andati un po' allentando, e quindi anche educare i nostri animatori, operatori delle Caritas ad un tipo d'aiuto che renda le persone che lo ricevono intanto più consapevoli e che le aiutino anche a, mi verrebbe da dire, a non perdere la propria dignità, no? Nel momento in cui si rivolgono a noi o ad altri, diciamo, punti di ascolto. Dopo 6 mesi di attività, un primo bilancio dell'Emporio della Solidarietà lo traccia il vice direttore della Caritas Tifernate, Pierluigi Bruschi. Ma diciamo che il bilancio è positivo, nel senso che attraverso questa iniziativa siamo riusciti a mettere in piedi un sistema molto dignitoso per poter venire incontro ai bisogni delle persone. Noi oggi, a tutt'oggi, abbiamo 374 famiglie, o meglio 350 famiglie, 20-25 singoli, che hanno la carta per poter venire all'Emporio, quindi è un numero molto alto e le richieste sono ancora di più, però siccome c'è una commissione che esamina, quindi non tutti hanno avuto la risposta.